questi 70 anni cosa possiamo dire? Che è stata ed è un punto di riferimento per le nostre parrocchie. Le suore sono sempre state presenti fin dagli inizi in questa casa, però sono sempre state supportate, aiutate da tante persone. Ringraziamo il Signore appunto perché possa continuare ad essere questo parafulmine per le nostre parrocchie. La Casa della Carità, nata nel 1950, ebbe una sua prima sede in via Marconi con il contributo del dottor Pietro Marazzi e della moglie Maria. Ha poi avuto una seconda sede in Viale della Pace e l'ultima, l'attuale, dal 1970, si trova in via Cimarosa. In questi 70 anni cosa possiamo dire? Senz'altro credo che possiamo dire che è stata ed è un punto di riferimento per le nostre parrocchie. Siamo nel territorio, diciamo così, della Consolata, ma è un riferimento sia per le parrocchie dell'unità pastorale, ma direi soprattutto a livello cittadino. La decisione di erigere la struttura fu di Don Mario Prandi con l'approvazione dell'arciprete del tempo, Monsignor Zelindo Pellati. La Casa della Carità non ha personale stipendiato, nasce infatti come un'opera strettamente legata al culto eucaristico. Oggi la casa è attiva per accogliere ospiti con diverse necessità, con la gestione delle suore carmelitane e gode dell'aiuto di tanti volontari che si alternano nelle varie ore del giorno e della notte. Le suore sono sempre state presenti fin dagli inizi in questa casa, però sono sempre state supportate, aiutate da tante persone che ogni giorno vengono, qualcuna anche tutti i giorni, perché ritengono questo gruppo di ospiti che vive qui la loro famiglia. Venire non è semplicemente fare un servizio, fare un'opera di volontariato, fare assistenza, è molto di più, è dare spazio a una relazione familiare e poi è dare spazio a una relazione con Dio, a quel Dio che mi viene incontro nel povero. Gli ospiti sono di diverso tipo ed è importante che le persone che ospitiamo non siano tutte di uno stesso, diciamo, genere, non siano tutte anziane, non siano tutte persone con problemi psichiatrici, ma siano varie, perché l'intento è proprio quello di fare della Casa della Carità una piccola famiglia. Da qualche anno abbiamo dato vita a un'esperienza molto bella e molto arricchente che abbiamo chiamato di casa in casa. Una famiglia può venire per 3 mesi ad abitare in un appartamento che si trova all'interno della Casa della Carità, ma nello stesso tempo è separato, quindi dà la possibilità alla famiglia di condurre la propria vita quotidiana normalmente, ecco, e nello stesso tempo di avere dei momenti comuni con noi, momenti che possono essere di condivisione come un pasto o momenti di preghiera o anche momenti di gioco e di divertimento. Ecco, la cosa molto bella credo che sia proprio questa contaminazione vicendevole di uno stile di famiglia, diciamo, classica, papà, mamma e figli, e il nostro stile di famiglia che è più quello della comunità. Scoprire come nelle relazioni che si instaurano, che sono di amicizia, di fraternità, quasi di parentela, ecco, si trovano delle grandi ricchezze reciproche e anche possibilità di percorsi di vita nuovi per noi, per gli ospiti e anche per le famiglie stesse. Le famose tre mense di cui noi siamo cresciuti, anch'io da sassolese sono cresciuto in questa casa, quindi ho ben presente questa immagine che porto sempre nel cuore di questi tre pani, la parola dell'Eucaristia ai poveri, la carità, e con questi tre pani appunto le nostre parrocchie, tanti amici e volontari sono cresciuti.
Negli anni chissà quante persone sono passate da questa casa, in questi 70 anni appunto. Ringraziamo il Signore appunto perché possa continuare ad essere questo parafulmine per le nostre parrocchie. Thank you.